Il Potenza vede sfumare in pieno recupero il ritorno alla vittoria e il Sorrento riprende a muovere la classifica dopo la pesante sconfitta di Benevento. Succede tutto nel secondo tempo al Viviani, stadio di casa dei Lucani, ma anche campo neutro per le partite interne della squadra di Vincenzo Maiuri. Colombini al 94esimo risponde a Caturano. Le formazioni 4-3-3 guidato da Ravasio con il supporto di Bagé vitale per il Sorrento che ritrova Blondet, Fusco e Loreto. Nel Potenza torna titolare Caturano nel cuore dell'attacco accanto a Volpe. 3-5-2 guidato in regia da Steffè, scelto al posto dell'indisponibile Schiattarella. Pronti via, il Sorrento fa paura. Dopo 35 secondi dal fischio d'inizio, Vitale si presenta tu per tu con Alastra e Calcia. Il portiere respinge. Sul prosieguo dell'azione, Verrengia si oppone alla giocata di Bagé. Potenza reagisce con un calcio di punizione tagliato di Armini. Del Sorbo blocca sul primo palo. 2 minuti e il Sorrento ci prova direttamente dalla bandierina. De Francesco chiama, Alastra risponde così ed evita il gol olimpico. Dall'altra parte si esalta Del Sorbo, Volpe carica il destro forte dal limite dell'area. Il portiere del Sorrento c'è, 0-0 all'intervallo. Si riparte ancora con Volpe protagonista, incursione fino ai 16 metri e tiro in porta. Centrale, Del Sorbo è sulla traiettoria e blocca. Calci piazzati che restano un fattore. De Francesco invita Fusco allo stacco. Colpo di testa respinto da Lastra con il supporto della difesa. 2 minuti e il portiere del Potenza deve compiere una prodezza per evitare questo clamoroso tentativo di autorete di Armini. Armini si farà perdonare all'ora di gioco. Suo il destro che disegna su punizione questa traiettoria insidiosa. Caturano sfiora quel che basta e batte Del Sorbo. 0-1 Potenza e ritorno al gol dopo 104 giorni per il centravanti a secco di reti dal 19 novembre. Perde le staffe il Sorrento e ne fa le spese Maiuri, espulso dall'arbitro Calzavara. I rossoneri reagiscono inserendo Capasso e Colombini. Ravasio prova la girata al volo, ma Lastra blocca senza problemi. Più complicata la parata successiva su Bagé, mentre al 76esimo è vitale a cestinare una buona occasione con il destro. Tracce di presenza anche della squadra di Marchionni nell'area avversaria. Volpe tenta il blitz sul primo palo, Del Sorbo inchioda il pallone sulla linea. Nel quarto dei 6 minuti di recupero, ecco il pareggio del Sorrento. Difesa del Potenza imprecisa su un lancio lungo, Capasso va al cross da sinistra, Fusco calcia a rete, salvataggio di Ristov, ma sulla respinta ecco il tapin di Colombini che vale l'1-1, primo gol tra i professionisti per l'ex giocatore dello Spezia. Sigillo sul risultato finale, Sorrento che resta a contatto con la zona playoff a 40 punti, Potenza 13esimo a quota 36. Nel prossimo turno, giovedì 7 marzo, si giocano Monterosi Sorrento e Potenza Benevento.